Buongiorno, sono Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo, modifico Wikidata dal 2013 e sono tra i cofondatori del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, un gruppo di bibliotecari e di utenti di Wikidata che si occupa di promuovere la conoscenza innanzitutto e l'uso di Wikidata presso Musei, Archivi e Biblioteche in Italia. Registro questo video nell'ambito della mia collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'INAP, collaborazione nella quale mi sono principalmente occupato di aggiungere a varie centinaia di elementi di Wikidata gli identificativi del catalogo della biblioteca dell'INAP per autori e concetti, al fine di migliorare in Wikidata la copertura delle persone censite in questo catalogo e dei concetti censiti in questo catalogo, e di migliorare l'interoperabilità appunto tra questo catalogo e Wikidata in un'ottica di linked open data. In questo video parlerò dei concetti presenti in Wikidata, ossia del modo in cui Wikidata svolge, tra le altre funzioni, la funzione di thesaurus o di vocabolario controllato, vale a dire la funzione di strutturare dati non soltanto riguardo a singole entità, come ad esempio singoli esseri umani, singoli eventi, singoli luoghi, ma anche riguardo a concetti, e quindi in Wikidata sono presenti anche elementi relativi a concetti trattati potenzialmente in tutte le lingue, visto che appunto Wikidata è un progetto multilingue, e con connessioni a molteplici vocabolari controllati, ma anche enciclopedie o altre risorse relative a questi concetti. Per trattare il modo in cui Wikidata rappresenta nei suoi elementi i concetti, prendiamo un primo esempio: capitale umano. In questo elemento di Wikidata, identificato dal identificatore Q165687, possiamo vedere appunto capitale umano espresso con un'etichetta in diverse lingue. Queste sono quelle che nella mia interfaccia ho scelto come preferite, ma se ne possono anche mostrare altre e ne compaiono altre, con appunto un'etichetta che è la forma del nome ritenuta preferibile in quella lingua, una descrizione in linguaggio umano e talvolta anche degli alias, cioè delle forme alternative del nome. Innanzitutto questo è utile per avere un'equivalenza tra il nome di questo concetto nelle lingue che ad esempio sono note al lettore, come nel mio caso l'italiano, l'inglese, il francese principalmente, con altre lingue che invece non mi sono note. Questo ovviamente, tra le altre cose, è anche molto utile per i traduttori automatici. Ma appunto è anche utile, pensando alla taggatura delle pubblicazioni con parole chiave, per la traducibilità di queste parole chiave, che se sono parole chiave tratte da un vocabolario controllato, il quale a sua volta connesso a Wikidata, può dà la possibilità di usare appunto Wikidata, le etichette di Wikidata, per tradurre ad esempio le parole chiave assegnate a una pubblicazione. Oltre alle etichette, alle descrizioni e agli alias nelle varie lingue, l'elemento di Wikidata mi fornisce dei dati strutturati relativi al concetto. Il dato più importante è sempre la sottoclasse, che mi dice quali sono i concetti più ampi rispetto a quello che sto consultando. Quindi rispetto a capitale umano i concetti più generali sono capitale e risorse umane, secondo quanto codificato attualmente in Wikidata. Poi posso trovare anche altri dati strutturati relativi al concetto di capitale umano, ad esempio che è parzialmente coincidente con materiale umano, è sicuramente distinto da risorse umane e così via. Ma l'altro aspetto fondamentale sono invece i legami con altri vocabolari controllati.
e non solo, potenzialmente anche enciclopedie. Ad esempio, vediamo il vocabolario controllato della BNF, ossia Rameau, e possiamo entrare in questo vocabolario controllato per vedere quali sono i dati relativi al capitale umano presenti in Rameau, dove ad esempio i termini più generici sono capitale immateriale e risorse umane, termini associati capitale intellettuale, ci sono anche dei termini più specifici, competenze, qualifiche professionali, savoir-faire, e ad esempio in Rameau posso vedere direttamente quali sono nel catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia le risorse, i record bibliografici che hanno come argomento il capitale umano. Quindi ad esempio posso farmi un'idea in una data biblioteca nazionale di quali sono le pubblicazioni relative a questo tema, perlomeno quelle che sono state marcate come relative a questo tema, che è un potenziale metodo di approfondimento bibliografico interessante. E appunto, come abbiamo visto a Rameau, potremmo vedere anche il GND, ossia il vocabolario controllato e non solo, in generale, diciamo, la raccolta di dati strutturati della Biblioteca Nazionale Tedesca, che ha 866 pubblicazioni legate a questo tema e ha dei corrispondenti con altri vocabolari controllati. E poi potremmo vedere appunto il vocabolario controllato della Library of Congress, quello della Biblioteca Nazionale Ceca, la BNCF ovviamente, quindi il vocabolario controllato italiano, e scendendo arriveremo anche al vocabolario controllato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e al vocabolario controllato dell'INAP. Come si può vedere, questo qualificatore soggetto indicato come mi consente anche di indicare qual è la forma accettata del termine in ciascun vocabolario controllato, e quindi avere già a prima vista una percezione della forma preferita dai diversi vocabolari controllati. E potrei su questo costruire ad esempio una tabella di equivalenze tra diversi vocabolari controllati, così che se un certo corpus bibliografico è marcato secondo un dato vocabolario controllato e un altro corpus bibliografico è marcato secondo un altro vocabolario controllato ed entrambi questi vocabolari controllati sono riconciliati con Wikidata, posso usare Wikidata molto facilmente come tabella di equivalenze. Da ultimo, in fondo all'elemento di Wikidata, posso trovare i legami con le voci delle varie Wikipedie e in generale dei vari progetti Wikimedia. Quindi, riassumendo, un elemento di Wikidata su un concetto mi offre nelle etichette le principali, le forme più importanti di questo concetto nelle varie lingue, corredate anche da una breve descrizione in linguaggio umano e da potenziali forme alternative di questi nomi. Poi nelle dichiarazioni in particolare possiamo consultare i legami con i concetti più generali espressi nella proprietà sottoclasse D. Poi negli identificativi possiamo vedere i legami con altre risorse relative a questo concetto e in particolare con altri vocabolari controllati, ma non solo. Infine, nella sezione finale, i sitelink, possiamo vedere come questo concetto viene trattato nei diversi progetti Wikimedia, in particolare nelle varie Wikipedie. Vediamo ora un secondo concetto, economia verde. Anche in questo caso abbiamo delle etichette, delle descrizioni e degli alias nelle varie lingue. Economia verde è sottoclasse di economia dell'ambiente, che è il concetto più generico attualmente modellizzato in Wikidata, associata anche un'icona, pochi altri dati strutturati, però appunto ha ad esempio dei legami con alcuni thesaurus, come il thesaurus della Biblioteca Nazionale Ceca, Eurovoc, il thesaurus dell'Unione Europea, che peraltro ha al suo interno, il che è molto interessante, degli equivalenti in tutte le lingue dell'Unione Europea per ciascun concetto,
equivalenti che possono essere utilizzati anche per aggiungere ad esempio etichette o alias mancanti in Wikidata, e appunto questo thesaurus è di sicuro interesse per la sua completezza e per il fatto di essere sviluppato dall'Unione Europea e quindi anche fortemente legato alle pubblicazioni e in generale ai vari progetti che si legano all'Unione Europea. E poi appunto il thesaurus dell'ILO e il thesaurus dell'INAP, in cui possiamo entrare. Nel thesaurus dell'INAP troviamo anche in questo caso la collocazione del termine green economy all'interno della gerarchia dei termini. Green economy in particolare si trova qui come sottotermine di sviluppo sostenibile, e a green economy si legano, come si può vedere, 24 pubblicazioni che si possono in questo modo consultare semplicemente cliccando sul termine. Ovviamente appunto in Wikidata sono legati anche altre risorse, ad esempio il thesaurus dell'UNESCO, il thesaurus finlandese, oppure anche risorse legate a database citazionali come ad esempio OpenAlex. E poi, come sempre, le voci di Wikipedia. Adottare coerentemente un vocabolario controllato per la scelta delle parole chiave da assegnare alle proprie pubblicazioni ha quindi due importanti vantaggi. Il primo è assicurare l'uniformità delle parole chiave. In assenza di uniformità, l'uso di parole chiave disomogenee rischierebbe di dare al lettore un'impressione falsa di trovare tutte le pubblicazioni relative a un tema, quando in realtà ne sta trovando soltanto una parte. Se ad esempio una parte delle pubblicazioni relative alla green economy fosse marcata come economia verde e un'altra parte di queste pubblicazioni fosse marcata come green economy, il lettore che cercasse economia verde troverebbe una parte di queste 24 pubblicazioni e penserebbe probabilmente di averle trovate tutte, mentre in realtà una parte di esse gli starebbe sfuggendo perché è marcata in modo difforme. Invece, se tutte le persone che ad esempio pubblicano su una certa rivista usano solo e soltanto i termini presenti in un certo vocabolario controllato per marcare le loro pubblicazioni, questo problema non può accadere. Un secondo aspetto importante è che i vocabolari controllati non sono una mera raccolta di termini, ma strutturano questi termini secondo rapporti gerarchici termini più generali e termini più specifici. In tal modo, ad esempio, il lettore può sfruttare la gerarchia dei termini per cercare le pubblicazioni relative non soltanto a un certo tema, ma anche ad esempio ai temi gerarchicamente inferiori ad esso. Quindi, ad esempio, non soltanto le 113 pubblicazioni relative allo sviluppo sostenibile, ma anche le pubblicazioni relative ai sottotemi di sviluppo sostenibile, quindi relative alle energie rinnovabili, alla green economy e alla transizione ecologica. In questo modo, appunto, l'uso di un vocabolario controllato consente al utente finale di navigare più facilmente tra i temi e i relativi sottotemi. Siccome pubblicazioni diverse, anche solo per un fatto linguistico, usano thesaurus diversi, è appunto molto importante cercare di mappare il proprio thesaurus, ad esempio il thesaurus dell'INAP, anche rispetto ai concetti presenti in Wikidata, per far sì che, ad esempio, questi concetti siano interoperabili con i concetti medesimi presenti in altri thesaurus e in tal modo i lettori siano in grado di vedere non soltanto quali sono le pubblicazioni relative a questo tema, ad esempio nel catalogo della biblioteca dell'INAP, ma anche nei cataloghi delle principali biblioteche nazionali europee
o all'interno, ad esempio, di importanti database citazionali che facciano uso in qualche modo di vocabolari controllati o che comunque abbiano delle parole chiave sincronizzate con Wikidata. Connettere un termine del thesaurus INAP, ad esempio, o di un thesaurus in generale a Wikidata è relativamente semplice, almeno in molti casi. Posso ad esempio cercare un termine come produzione industriale e vederne la gerarchia qui nel thesaurus INAP. Ecco, è un sottotermine di, credo, industria, eccolo qui. Ora, questo termine produzione industriale posso cercarlo in Wikidata e appunto il termine esiste in Wikidata, posso controllare in particolare di che cosa è sottoclasse di merce ed è parte di economia generale ed industria, il che è ragionevole, e posso controllare i thesaurus già legati, in particolare si può vedere Eurovoc, Industrial Production, e a questo punto mi basta aggiungere INAP thesaurus, identificativo tesauro INAP, e il numero, eventualmente anche indicando qual è la forma preferita dal thesaurus INAP, e poi posso salvare. In questo modo, poi ricaricando la pagina, andrà a riordinarsi nell'ordine alfabetico sotto la I, infatti, tra Icon Class e IPTC, e in questo modo ho connesso il thesaurus INAP a Wikidata per quanto riguarda questo singolo termine. Ovviamente in questo caso ho avuto relativa fortuna, poiché l'elemento di Wikidata era già relativamente ben fatto, ma in altri casi questo è meno vero, soprattutto per termini che hanno magari una loro complessità e che in Wikidata potrebbero essere descritti in modo non pienamente accurato. Per questi casi rimando a video più specifici relativi a come gestire nel modo migliore i termini di thesaurus in Wikidata. Un'attività sicuramente non facile in molte circostanze, ma che appunto dà un importante contributo all'interoperabilità dei propri thesaurus nell'ambito del web semantico.